Dai, seguo, come seguo? Direttore, buonasera. Direttore, buonasera. No, fermo. Allora, aspetta, iniziamo a lavorare, ci si adora. Caputo! Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati dallo stadio Campoli di Bocale, dove stiamo per assistere al derby valido per la settima giornata del girone di andata del campionato di eccellenza 2018-2019 tra Bocale Admo e Reggio Mediterranea. Vi parla Domenico Geria, in regia c'è Bruno Taverna. Vi racconteremo quest'oggi questo entusiasmante derby tra le due formazioni regine che devono riscattare il passo falso di una settimana fa, il Bocale sconfitto a Corigliano, la Reggio Mediterranea bloccata in casa dall'Acri e con questo risultato ha perso la vetta della classifica. L'arbitro ha dato il fischio d'inizio al match, il signor Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata, assistito dai guardaline Luca Marucci e Agostino Flotta, entrambi della sezione di Rossano. Vi do lettura delle due formazioni che hanno dato il via al match da una ventina di secondi. La Reggio Mediterranea si schiera con Parisi, Dumbia, Foti, Caruso, D'Ascoli, Taverniti, Zampaglione, Carlo, Diaz, Gioia e Pellegrino. In panchina Quarta, Mallamaci, Vitale, Iallo, Calabrese, Pitasi, Zappia, Ricciardi e Marino. Allenatore signor Natale Ianni. Il Bocale risponde con Cabuto, Mercurio, Malara, Guerrisi, Moci, Brancati, Secondi, Foti, Rucazze, Postorino e Zagari. In panchina De Stefano, Moio, Tuzzato, Urchisa, Perla, Puccinelli, Vojcic, Zuccalà e Perricone. Colpo di testa svirgolato da parte di Guerrisi, finisce preda di Caputo. Come avete potuto ascoltare dalla lettura delle formazioni, quest'oggi esordisce finalmente nelle file del Bocale l'attaccante Buba Rucazze, attaccante georgiano. In settimana è arrivato finalmente il transfer e dunque il mister Laface ha potuto schierarlo in campo. Lo vediamo proprio duellare con il centrale della Reggio Mediterranea. Guerrisi appoggia lateralmente per Zagari, che non arriva sul pallone, rimessa in gioco in favore della Reggio Mediterranea, attualmente seconda in classifica, 16 punti conquistati dalla formazione di Natale Ianni, con 5 successi nelle prime 5 giornate e il pareggio, come dicevamo in precedenza, contro l'Agri di una settimana fa. Bocale che invece ha incassato a Corigliano la seconda sconfitta del suo campionato, entrambe avvenute in trasferta per 2-0 e al momento occupa la sesta posizione in classifica. Prova l'accelerazione Rucazze, che vince un rimpallo. Rucazze si invola verso la porta, prova a saltare Taverniti, calcio di rigore. Rucazze si guadagna un calcio di rigore al terzo minuto. E dunque subito alla prima iniziativa l'attaccante georgiano si è guadagnato un calcio di rigore, aveva perso in primo momento il pallone nel contrasto con Taverniti, poi era riuscito a recuperarlo e il difensore della Reggio Mediterranea lo ha atterrato sfallosamente a quanto riferito dal direttore di gara. Dunque calcio di rigore. Sul pallone c'è lo specialista Peppe Foti, potrebbe subito dunque cambiare l'inerzia del match con questo calcio di rigore quando siamo al terzo minuto del primo tempo. F-
fischia il signor Manzo, parte Foti e la parata di Parisi, la parata di Parisi. Parisi nega a Peppe Foti il gol del vantaggio al terzo minuto. Dunque primo tiro dalla bandierina per il Bocale, che ha sprecato l'occasione, la grande parata di Parisi, il tiro era angolato, si è disteso il portiere e ha deviato in calcio d'angolo, ha intuito l'angolo e ha intercettato il pallone, dunque il vantaggio che non è arrivato per il Bocale. Dalla bandierina c'è lo stesso Foti, il pallone è corto, è allontanato in fallo d'area, potrebbe essere questo un errore che potrebbe molto andare ad influenzare quella che sarà l'andamento del match da un punto di vista mentale. Infatti Bocale, che ha assaporato l'immediato vantaggio, un gol a freddo sarebbe stato molto importante, si ha visto quindi sprecato questa ghiotta chance. Intanto la Reggio Mediterranea recupera un buon pallone, da poi si è liberato di Mercurio che è rimasto a terra. Secondi mette il pallone in fallo laterale. Dunque primi minuti di gara che hanno già regalato intense emozioni. Ricordiamo al terzo minuto già questo calcio di rigore in favore del Bocale, che Peppe Foti ha fallito, è il secondo rigore che sbaglia in questa stagione, dopo aver sbagliato anche in Coppa contro la Bagnarese nel match d'esordio, in quel caso aveva colpito il palo, stavolta invece è stato Parisi a negare la gioia del gol immediato al regista del Bocale. È ancora a terra Mercurio, assistito dal professore Rodà. Approfittiamo per ricordare dunque la situazione in classifica delle due squadre, con la Reggio Mediterranea seconda a quota 16, alle spalle del Corigliano che di punti ne ha 17 con 6 vittorie su 6, ha penalizzato di un punto. Terzo è l'Olympic Rossanese a quota 12, seguono poi Cotronè e Paolana 10, il Bocale invece al sesto posto a quota 8 in compagnia di Soriano, Trebisacce e Siderno che ha ottenuto l'ottavo punto del suo campionato nell'anticipo di ieri contro lo Scalea, l'Isola Caporizzuto. È ripreso il gioco, Mercurio zoppicando sembra in grado di poter rientrare in campo. Il pallone è stato restituito al Bocale, lo ha tra i piedi in questo momento Caputo, uno degli ex di turno, è stato portiere del gialloblu alcune stagioni fa. Il rinvio di Caputo, un altro ex assente quest'oggi è Sasà Manganaro, infortunatosi domenica scorsa a Corigliano, non è riuscito a recuperare dal problema muscolare in tempo per poter scendere in campo quest'oggi. Le due squadre si sono già affrontate in questa stagione nel doppio confronto di Coppa Italia, agli ottavi di finale, 0-0 al Campoli nella gara d'andata, con un palo colpito a testa, Pellegrino per la Reggio Mediterranea e Postorino per il Bocale. Nella gara di ritorno invece successo della formazione di La Face per 2-1 a Croce Valaniti, con le reti di Zagari e Postorino entrambi in campo quest'oggi ed entrambi decisivi anche mercoledì nel match di Coppa a Soriano. Contrasto di gioco, è rimasto a terra Carlo. Anzi, chiedo scusa, si trattava di Gioia. Carlo invece uno degli under in campo per la formazione gialloblu. È stato match winner proprio Carlo martedì nella sfida che si è giocata nel campionato Under 19, la prima giornata del girone H. Si sono affrontate a Croce Valaniti le due squadre, in questa circostanza vittoria della Reggio Mediterranea per 2-1 con il rigore decisivo siglato proprio da Carlo a circa 10 minuti dal termine.
Caputo rinvia, palla supera la metà campo, superato Zagaric, c'è il colpo di testa di Foti, duello sulla linea di centrocampo, Guerrisi per un attimo riconquista la sfera, prova a lanciare Postorino, accerchiato da due avversari, Postorino li elude entrambi, si prova ad involarsi Postorino, trattenuto vistosamente per un lungo periodo da Gioia. Guadagna un calcio d'angolo con questa battuta a sorpresa il Bocale, il secondo tiro dalla bandierina per la formazione di La Face. Va Postorino dalla bandierina, la palla è bassa, allontanata sul primo palo. Disimpegna di testa Zampaglione, c'è Mercurio, fa buona guardia, poi Foti arretra fino a Caputo. Prova ad innescarsi adesso Dumbia centralmente per Zampaglione, che ha spazio per avanzare, prova la battuta, la traversa dopo il tocco con la punta delle dita da parte di Caputo. Ghiotta occasione anche per la Reggio Mediterranea, quando siamo al decimo minuto. Fioccano le occasioni in questi primi minuti, davvero grandi emozioni in questo derby. Speriamo possa riservarcene così fino alla fine, sarebbe davvero una partita straordinaria. Quindi la conclusione dalla lunga distanza da parte di Zampaglione, con la punta delle dita Caputo è riuscito a deviare la palla contro la traversa. Rugazzi riconquista un altro grande pallone, vede l'inserimento sulla destra da parte di Zagari, Zagari ha spazio, Zagari la mette in mezzo, non ci arriva Postorino per la deviazione, viene allontanato dalla difesa. Nuovamente Bocale adesso in possesso di palla, avanza sulla sinistra Malara, cross tentato in mezzo, viene nuovamente recuperato dalla difesa della Reggio Mediterranea, si innesca sulla corsia sinistra, sulla corsia destra Pellegrino, contrastato il suo cross da Brancati, intercetta Malara, Foti cerca nuovamente lo scatto di questa volta di Postorino, va via a due avversari Postorino, si è involato sulla sinistra Postorino, entra in area di rigore, il cross è arretrato, non c'è nessuno. Finito a terra Zampaglione, il pallone viene messo in fallo laterale da un compagno di squadra. Siamo in diretta in questo momento con la trasmissione Universo Dilettanti di Antonello Merenda, un saluto a lui e ai suoi radioascoltatori. Siamo collegati dal Campoli di Bocale e il risultato è di 0-0 in questo primo tempo tra Bocale e Reggio Mediterranea. Sono passati 12 minuti dall'inizio del match e già ci sono state due clamorose occasioni. Al terzo minuto un calcio di rigore per il Bocale calciato da Peppe Foti, che Parisi in tuffo ha deviato in calcio d'angolo, e appena due minuti fa una conclusione dalla distanza tentata da Zampaglione, che con la punta delle dita Caputo ha spedito contro la traversa. Dunque leggiamo quindi le formazioni iniziali anche per il radio ascoltatori di Universo Dilettanti. Reggio Mediterranea scesa in campo con Parisi, Dumbia, Foti, Caruso, D'Ascoli, Taverniti, Zampaglione, Carlo, Diaz, Gioia e Pellegrino. Il Bocale risponde con Caputo, Mercurio, Malara, Guerrisi, Moci, Brancati, Secondi, Foti, Rucazze, Postorino e Zagari. Esordisce quest'oggi Rucazze, è arrivato il transfer in settimana, l'attaccante georgiano è finalmente a disposizione di La Face. Rimessa in gioco per la Reggio Mediterranea in fase offensiva.
il colpo di testa di Diaz termina direttamente a fondo campo. Pronto al rilancio con i piedi Caputo. Primo quarto d'ora dunque con due grandi sussulti, uno a testa, prima il rigore parato da Parisi, poi la traversa colpita da Zampaglione col decisivo tocco di Caputo. Recupera un pallone adesso Diaz sulla corsia di destra, aggredito da tre avversari all'indietro, in mezzo, allontana Moci di testa. Malara in due tempi riesce a rinviare, Rugazze si fa anticipare da Dascoli, Mercurio spazza il pallone, Dumbia di testa, Zagari intercetta la sfera, Postorino la tiene in campo con un colpo di tacco, Mercurio aggredito fallosamente da Dumbia che è costretto a fermarlo con le cattive per impedire la ripartenza della formazione biancorossa. Moci attende il movimento dei compagni, il rilancio è lungo, colpi destra di Taverniti ad allontanare, c'è Caruso, scambia con Carlo, avanza Caruso, supera la metà campo, Zagari prova a fermarlo, sulla destra Pellegrino, il traversone lungo, Mercurio riesce a prolungare la traiettoria del pallone, c'è Zampaglione, uno contro uno sempre con Mercurio, il cross di Zampaglione allontana Moci. Gioia recupera la sfera, Caruso su Carlo, aggredito da Foti, ha spazio allarga a destra sull'altro Foti, Antonino. Hanno invertito le fasce due terzini della Reggio Mediterranea con Antonino Foti andato a destra e Dumbia che adesso è sulla corsia di sinistra. Taverniti prova a mettere in mezzo, allontana Brancati, poi pallone scodellato in avanti in maniera imprecisa, si spegne direttamente a fondo campo. Rilancio di Caputo, Guerrisi lotta in mezzo a due, riesce con un rimpallo a tenere il pallone, Zagari guadagna la rimessa laterale, no, il tocco, l'ultimo tocco, Gioia ha fatto carambolare il pallone addosso, dunque è ripartita Reggio Mediterranea, ma già riconquistato sfera Mercurio, Postorino non riesce a disimpegnarsi con i compagni, avanza Carlo, prova a cercare Diaz che non ci arriva, palla a fondo campo, Diaz che e se possiamo dire in questo modo è in crisi, non segna da tre partite, aveva segnato 5 gol nei primi 3 incontri di campionato, nelle successive 3 partite della Reggio Mediterranea non è riuscito ad andare a segno, ne ha fatti 5 in campionato esattamente come il suo partner d'attacco Zampaglione, 5 gol a testa, solo che Zampaglione ne ha segnati in 4 partite diverse, 14 gol complessivi segnati dalla Reggio Mediterranea finora, 4 quelli subiti. Sono invece 5 gol del Bocale fino a questo momento, valsi 8 punti in classifica. La verticalizzazione intanto a cercare proprio Diaz, fermato da Moci, duello tra connazionali, sono entrambi argentini. Riparte con calma adesso il Bocale, Foti aggredito da Pellegrino, ancora Malara, guadagna una rimessa laterale, non è riuscita ad uscire da quel fazzoletto di campo la formazione di La Face. Buon palleggio, si prova ad innescare Rugazze che subisce fallo da parte della formazione ospite, Rugazze dicevamo è all'esordio, ha ottenuto il transfer per poter giocare, lo scorso anno giocava nella quarta serie francese, nell'Annecy,
classe 93, verticalizzazione tentata da Postorino per Secondi che spinge le spalle Foti e commette dunque fallo, nulla di fatto, diciamo, di Rucazze che classe 93 è sempre stato molto prolifico nelle sue esperienze professionali, è cresciuto calcisticamente nel club più importante della Georgia, ovvero la Dinamo Tbilisi, è stato anche nazionale giovanile georgiana. Zampaione, aggredito da Mercurio, guadagna la rimessa laterale alla Reggio Mediterranea, Dumbia con le mani per Gioia, centralmente Foti riesce a intercettare il pallone, viene però subito recuperato da Taverniti, si riparte da Parisi. Finora protagonisti in positivo i due portieri, Parisi e Caputo, con quelle due grandi occasioni avute dalle squadre in campo. Verticalizzazione di Zampaione per Diaz, che blocca la palla con le mani, forse aveva forse pensato ad una segnalazione da parte del Guardalini che in realtà non c'è stata, ha bloccato il pallone con le mani. Davvero strano come intervento. Postorino duella intanto con Foti, Foti difende bene il pallone, c'è il rimessa in gioco per la Reggio Mediterranea. Caruso, Postorino lo aggredisce subito, c'è il fallo da parte dell'attaccante del Bocale. Per lui finora 4 gol in 5 partite di Coppa e ancora nessun gol in campionato. Però i 5 gol del Bocale sono stati messi a segno 2 da Puccinelli, decisivo con la doppietta di 2 settimane fa contro il Cotronei. Una a testa per Foti, a segno l'unico gol in trasferta del Bocale in quel di Trebisaccia alla seconda giornata, valse l'1-1 quasi allo scadere. I due gol della vittoria contro il Soriano di fine settembre, a segno Zagari. Chiedo scusa, Zagari e Postorino in Coppa a Sersale mercoledì, invece in campionato i gol erano stati realizzati da Secondi e Moio. Bocale che in casa non ha ancora subito reti, 4 quelle segnate in 3 partite, nessuna quella al passivo. In 3 trasferte sono invece arrivati 5 gol subiti, 1 a Trebisaccia, 2 a Paolo e 2 a Corigliano. Si rialza d'Ascoli accompagnato dal medico sociale della Reggio Mediterranea. Se n'è andata a metà del primo tempo, siamo al 22esimo, il risultato sempre di 0-0 qui a Bocale nel derby della 7ª giornata tra Bocale e Reggio Mediterranea. Non è l'unico derby in programma quest'oggi, c'è infatti anche il derby un po' più importante se parliamo di classifica e come forza attrattiva da parte del pubblico, tra Olympic Rossanese e Corigliano, la terza contro la prima, protagonista dello scorso anno di un grande duello nel campionato di promozione risolto alla fine in favore del Corigliano. Mercurio, accelerazione, passaggio però addosso a Gioia, può ripartire la Reggio Mediterranea. Mercurio aggredisce subito Pellegrino, non gli concede lo spazio, poi si torna da Gioia. Gioia cerca sulla sinistra Zampaione, Guerrisi in chiusura su di lui, raddoppia Zagari, cross intercettato, Dumbia riesce a crossare nuovamente, esce Caputo con le mani, allontana, c'è però il fuorigioco da parte di Diaz, era riuscito comunque Caputo a prolungare il pallone, a toglierlo dalla portata dell'attaccante argentino. Segnalazione è comunque arrivata da parte dell'assistente del signor Manzo. Postorino accelera sulla destra, grido da Gioia, allarga su Zagari, c'è Dumbia, il cross di Zagari fuori misura, troppo alto, e si spegne dalla parte opposta a fondo campo. Thank you.
Avanza Diaz, prova la botta dalla lunga distanza, fuori di poco. Secondo tentativo da lontano da parte della Reggio Mediterranea, questa volta a sinistro di Diaz, è uscito di poco al lato. Caputo ha controllato agevolmente. Rugazze subisce un altro fallo da parte di Dascoli. Nuova punizione in favore del Bocale, battuta da Foti. Postorino rimpalla il pallone su Pellegrino. Zagari la lascia sfilare a fondo campo per il terzo tiro dalla bandierina in favore dei padroni di casa. Si incarica dell'esecuzione Postorino con il suo sinistro, cerca i compagni in mezzo. Parte Postorino, anticipato Parisi dal suo compagno di squadra che allontana col zampaglione, poi spedisce dalla parte opposta del campo. È rimasto a terra però un calciatore del Bocale. Si tratta di Zagari, sta rialzando con l'ausilio di Parisi dopo aver preso un colpo nella mischia che si è generata in mezzo all'area nel tentativo di arrivare per primo sul pallone. L'arbitro ha interrotto il gioco, adesso la palla verrà sicuramente riaffidata al Bocale. Diaz infatti la consegna direttamente a Caputo. Si riparte così quando siamo al 25esimo minuto e in corso già il 26esimo. Risultato che non cambia qui a Bocale, sempre 0-0 tra i padroni di casa e la Reggio Mediterranea. Mercurio lungo linea su Zagari, aggredito da Gioia. Zagari prova a saltare Dumbia, commette fallo, ha detto dell'arbitro. Aveva provato la battuta a sorpresa. Si accendono un po' gli animi in questa circostanza. L'arbitro ha tenuto d'occhio quello che accadeva in mezzo all'area. Non ha preso provvedimenti di sorta, dunque si ripartirà col calcio di punizione che aveva già assegnato per il fallo avvenuto davanti alla panchina del Bocale. Fallo commesso da Dumbia su Zagari. Discutono ancora Foti e Parisi con il direttore di gara. Arbitro fa risistemare il pallone più indietro. Foti cercherà i compagni in mezzo all'area dopo circa 2 minuti praticamente di interruzione. Si sta per riprendere il gioco.
Fodi, pallone basso, viene allontanato dalla difesa del Reggio Mediterranea che può tentare il contropiede con Pellegrino, ripiega Zagari, anticipa l'avversario rifugiandosi su Guerrisi che lascia sfilare in favore di Caputo. Nulla di fatto dunque per il Bocale in questa circostanza, una punizione che non ha sortito effetti. Rinvio di Caputo, a centrocampo non c'è nessuno, la riconquista la Reggio Mediterranea adesso. Taverniti che lancia in avanti, Moci controlla bene con il petto, Mercurio prova ad andare via, Mercurio la smorza, Dumbia per Rucazze che aggira l'avversario. Rucazze scarica su Zagari, riceve nuovamente il pallone Rucazze, cerca di saltare D'Ascoli che lo ferma all'ultimo istante. Accelerazione di Rucazze che ha fatto vedere in questa prima mezz'ora di gioco le sue, alcune delle sue doti, non ha ancora innescato il mancino come ha fatto vedere tante volte in allenamento e negli amichevoli, ha fatto vedere però di cosa è capace già con alcuni numeri molto interessanti. Postorino dalla bandierina sul secondo palo, il colpo di testa tentato da Secondi, c'è Rucazze stesso che difende il pallone, prova a liberarsi, la rimette in mezzo, Parisi con le mani blocca, la toglie dalla testa di Secondi. Guerrisi di testa, in due tempi, mette in fallo laterale. Porca Bocale! Gioia. Caruso, Carlo, allarga sulla destra per Foti. Prova il cross Foti, di testa Brancati. Foti riesce in contrasto a rimetterle in mezzo, poi Malara recupera con una rovesciata e allontana. Secondi, rinvio. C'era Secondi in campo 7 anni fa, nell'ultimo precedente in campionato tra le due squadre, era la prima giornata del girone di ritorno del campionato di promozione 2011-2012, il 12 gennaio 2012. Qui al campo il Bocale vinse 1-0, un giovane Leo Secondi indossava già questa maglia. Partita decisa in quella circostanza da un gol di Demetrio Pudorti che oggi milita nel Ravagnese. Reggio Mediterranea ora in zona d'attacco, con le mani Foti cerca la sponda di Diaz che prolunga, non c'è nessuno però, può partire Mercurio in verticale su Postorino che non riesce a controllare la sfera sull'aggressione di Dumbia. Taverniti cerca il lancio lungo su Diaz, Moci di testa lo anticipa e manda il pallone in calcio d'angolo, il primo per la Reggio Mediterranea quando siamo al 31esimo minuto del primo tempo. Calcio d'angolo, Zampaglione si incarica dell'esecuzione, pallone basso allontanato da Foti, c'è un contrasto al limite dell'area, rimpallo di Secondi, allontana D'Ascoli, Foti di testa, Gioia difende il pallone, subisce fallo da parte di Zagari, calcio di punizione. Guadagnato un calcio di punizione Gioia. Gioia, pallone basso, spazza Foti, appostato al limite dell'area. Taverniti prova a rilanciare in avanti, la palla si alza a campanile, di testa ancora Foti, manda in fallo laterale. Dumbia con le mani, Zampaglione di testa, servire Diaz, Foti ancora lui appoggia all'indietro su Caputo. Accelera Malara in verticale,
pallone deviato, Dumbia, una finta di Dumbia che elude l'intervento di Secondi e Postorino. Avanza Carlo, si è sovrapposto sulla destra Foti, il cross di Foti, esce Caputo, lascia sfilare, lo aggancia Mercurio che riparte. Postorino tenta la finezza, Zagari recupera il pallone, aggredito da due, riesce a tenere il pallone in campo, serve Mercurio che di testa controlla, serve Rucazze, Rucazze accelera, si accentra Rucazze e al limite il sinistro di Rucazze, la palla sfila al lato, ha cercato di piazzare il pallone nell'angolino Rucazze e ha sfiorato il palo al 34esimo minuto. Abbiamo visto quindi Rucazze armare il suo sinistro per la prima volta in questa partita ed è andato vicino al gol, ha sfiorato il montante. Rimessa in gioco in favore del Bocale, adesso Peppe Foti se ne incarica, lascia sfilare Zagari, la conquista Rucazze, aggredito da Taverniti che conquista la sfera, poi Rucazze commette fallo. Pellegrino Foti con la punta del piede riesce ad anticipare l'avversario, Rucazze è in fuorigioco, non si interessa al pallone, c'è la segnalazione del guardaline. Punizione di Taverniti su Pellegrino, Gioia, Caruso tenta di scodellare su Diaz e ha commesso fallo invece Diaz a detta dell'arbitro e ci sono le forti proteste da parte della Regione Mediterranea, ha ammonito Zampaglione per proteste. Dunque reclamavano un calcio di rigore, la formazione ospite. L'arbitro invece è stato di tutt'altro avviso, ha sanzionato il fallo di Diaz, probabilmente avrà deciso per un fallo proprio sul difensore, sarà appoggiato, forse l'avrà trattenuto, probabilmente questa è stata l'interpretazione da parte dell'arbitro. Ammonito per proteste Zampaglione. È ripartita adesso la Regione Mediterranea, c'è il fallo di Guerrisi su Pellegrino. Punizione già battuta, Diaz non controlla, poi prende in pieno il faccia e il pallone sul rilancio di Brancati, finisce a terra il corazziere argentino. Questa interruzione, possiamo ricapitolare un po' anche quello che è stato il precedente, sono stati i precedenti in questa stagione tra le due squadre. In Coppa abbiamo già detto, sono affrontate negli ottavi di finale, l'andata al Campoli finì 0-0, al ritorno a Crocevallaniti vittoria del Bocale per 2-1, a segno Postorino e Zagari, gol di Foti invece per la Reggio Mediterranea, Bocale che ha passato il turno. Martedì si sono affrontate invece le due formazioni juniores, la Under 19, nella prima giornata del campionato 2018-2019, vittoria della Reggio Mediterranea per 2-1,
segno Iallo e Carlo su calcio di rigore per la formazione gialloblu. Per il Bocale il momento neo pareggio di Scaramozzino. Sempre in tema di calcio giovanile, ricordiamo quello che è stato il risultato di questa mattina, conseguito dalla formazione Under 17 Elite del Bocale Admo, che ha ottenuto la terza vittoria in 4 partite di campionato, andando a vincere per 3-1 a Tortora contro la DGS De Giorgio. Terza vittoria in 4 partite per la formazione guidata da mister Lauteri e Bevacqua, che dunque veleggia in questa fase della stagione, in questa fase iniziale della stagione, nelle prime posizioni della classifica. Incappato una settimana fa in una sconfitta qui in casa contro il Taverna per 4-1, si è ripresa quest'oggi andando appunto a vincere per 3-1 in casa della DGS De Giorgio. Intanto pallone sulla sinistra per Secondi, che cerca di mettere in mezzo il pallone la liscia. Non è da Secondi un intervento del genere, lui che ci ha abituato a ben altri colpi e ben altre soluzioni. Dunque palla a fondo campo, quando siamo nel corso del 40° minuto del primo tempo. Parisi rinvia con i piedi, primo tempo che ha riservato soprattutto nella prima parte intense emozioni, poi si è un po' spento, si gioca molto a centrocampo. Zampaglione ha commesso fallo, ha detto l'arbitro, su Secondi, ed è espulso. 40° minuto, svolta della partita con il secondo giallo a Zampaglione, davvero inatteso. E dunque Reggio Mediterranea in 10 uomini per l'espulsione del suo giocatore forse più rappresentativo. E dunque al 40° minuto del primo tempo una possibile svolta con la Reggio Mediterranea che resta in 10 uomini per l'espulsione, per doppia ammonizione di Zampaglione. Ricordiamo qualche minuto fa le proteste per un rigore richiesto e non concesso, adesso un contrasto di gioco con, se non vado errato, con Leo Secondi. Ha ricevuto la seconda ammonizione, dunque lascia i suoi in 10 uomini. Si attende che il calciatore lasci il campo per riprendere il gioco. E dunque partita che cambia in questo momento con l'espulsione. Zampaglione che esce dal campo, il gioco può riprendere. Dunque con l'uomo in più il Bocale da questo momento e per tutta la ripresa. Mercurio, triangolo con Guerrisi, Mercurio avanza, Dumbiagli soffia il pallone, annulla su Taverniti, c'è l'offside da parte di Diaz. Ancora proteste da parte della panchina gialloblu. Siamo nuovamente collegati in diretta con Universo Dilettanti, siamo al 43° minuto del primo tempo, ripiloghiamo un po' quello che è successo. Poche le emozioni dopo quell'avvio scoppiettante, ma Reggio Mediterranea che da 2 minuti è in 10 uomini per l'espulsione di Zampaglione, un doppio giallo in pochi minuti. Adesso c'è un'accelerazione di Mercurio, aggredito da tre avversari, prova ad andare via. Foti riconquista il pallone, cerca sul secondo palo Secondi, il pallone è lungo, Parisi blocca la sfera. Dicevamo Reggio Mediterranea in 10 uomini dunque in questi minuti finali del primo tempo per l'espulsione di Zampaglione e poi per tutta la ripresa ovviamente. Vedremo se il Bocale riuscirà a sfruttare questa superiorità numerica per poter ottenere un risultato positivo.
Mercurio prolunga di testa, Guerrisi prolunga di testa, la palla finisce a Caputo. Riparte Mercurio che adesso ha spazio da questa parte dove prima incombeva la presenza di Zampaione, ora ha molto spazio. Postorino con due tocchi su Foti, innesca Zagari, centralmente Rugazze, prova ad anticipare l'avversario, Rugazze difende il pallone all'altezza della bandierina, aggredito da Dumbia, cerca Postorino, lo trova. Postorino, il traversone per secondi è troppo lungo, troppo alto, palla sul fondo. Diverse situazioni simili in questo primo tempo da parte del Bocale, nulla di fatto, non sono mai arrivate a compimento questi cross fino a questo momento. Dunque Parisi non si è dovuto sporcare i guanti per intervenire in queste circostanze, ma ricordiamo la sua grande parata sul calcio di rigore dopo appena 3 minuti, un rigore a freddo non è mai facile da parare. Ne sa qualcosa il Bocale che una settimana fa a Corigliano subì l'1-0 da parte dei padroni di casa proprio dopo un minuto sul calcio di rigore, in quel caso un pallone imparabile destinato sotto la traversa, calciato benissimo da Foderaro. Prova ad attaccare adesso sulla corsia di destra la Reggio Mediterranea, il pallone in profondità per Pellegrino si spegne però direttamente a fondo campo. È iniziato l'ultimo minuto del primo tempo, attendiamo di vedere quanti minuti di recupero assegnerà il direttore di gara. Ci sono state diverse interruzioni tra il rigore, la mini rissa scoppiata intorno alla mezz'ora e ora l'espulsione di Zampaione. Qualcosa da recuperare c'è. Rugazze non controlla il pallone, Foti lo riconquista. Ottima partita da parte di Foti fino a questo momento, che con la prestazione sta riscattando l'errore dal dischetto, ma ripetiamo, non è stato un errore suo, è stata una grande parata di Parisi. Pallone in mezzo di Postorino per il taglio di Rugazze, pallone troppo alto. 3 minuti di recupero da parte del direttore di gara. Dunque si giocherà ancora per 180 secondi questo primo tempo, dopodiché le due squadre andranno a riposo per risistemare un po' le idee, soprattutto la Reggio Mediterranea che adesso deve far fronte all'uomo in meno. Taverniti cerca Pellegrino, si scontra con Brancati, il pallone sfila direttamente dalle parti di Caputo che mette in moto Malara, si attacca adesso sulla sinistra. Secondi, aspetta il movimento dei compagni, poi scarica nuovamente su Malara. In verticale, il pallone è corto, intercettato da Foti, Secondi lo riconquista. Cercare sul secondo palo Zagari, Parisi però fa buona guardia e blocca il pallone. Dumbia con la punta del piede non controlla, riconquista la sfera e il Bocale che attacca ancora a destra con Mercurio, aggredito da Gioia su Postorino. Postorino trattenuto da Dumbia, subisce fallo. Munizione per il Bocale che questo secondo minuto di recupero avrà dunque una buona opportunità per poter tentare di sbloccare il risultato. Sul pallone c'è il solito Foti che cercherà un compagno in mezzo. Parte Foti, allontana di testa Diaz, pallone scodellato in avanti. Il direttore di gara fischia la fine del primo tempo dopo 2 minuti di recupero, non 3. E dunque la prima frazione di gioco si chiude sul risultato di 0-0 con la Reggio Mediterranea che però è in 10 uomini. Bocale che ha fallito un calcio di rigore. Primo tempo dunque che va in archivio. Ci risentiremo per la seconda frazione di gioco tra pochi minuti per seguire quello che sarà la seconda parte di un derby che ha già riservato tante emozioni e promette di riservarne ancora molte nella seconda parte del match. A dopo. Abbiamo con noi il direttore sportivo della Regina, Massimo Taibbi, che sta seguendo questo derby. Ecco, un'impressione su questi primi 45 minuti, quello che ha offerto fino a questo momento. Sono due squadre molto organizzate, giocano bene e per essere eccellenza hanno un buon livello. Sinceramente la difesa sta facendo gli episodi perché
forse ha avuto un episodio negativo la squadra avversaria, non il Boccale ma Reggio Mediterraneo, perché insomma l'espulsione secondo me non c'era. Ecco, il calcio di rigore dopo 3 minuti, lei da ex portiere, non è facile essere subito concentrati e pronti per fare una parata come quella che ha fatto Parisi? No, Parisi ha fatto un grande intervento, perché non era facile e soprattutto si è disteso molto molto bene. Poi ho visto sta facendo anche bene, è un portiere molto forte per la categoria, perché vedo che esce, è presente, ma anche l'altro ha fatto una gran parata sul tiro da fuori. Sono due ottimi portieri. Adesso che la Reggio Mediterranea è con l'uomo in meno, come pensa che potrebbe svolgersi questo secondo tempo, che sicuramente riserverà ancora tante emozioni? Ma sai, giocare in 10 non è mai semplice, anche se la Reggio Mediterranea è una squadra molto organizzata. Infatti l'allenatore ha fatto una scelta intelligente, non ha sostituito nessuno, ma si è messo un 4-3-2, ha fatto bene e non ha subito nulla in 10 contro 11. Però il Boccale è una buona squadra, è chiaro che giocare in 10 sarà sicuramente difficile.